cambio di posizione. Ho immaginato di essere un pittore. Se io fossi un pittore, dipingerei il mare, così come un giorno mi piacerà fare. Quando andrò in pensione, ho sempre pensato che voglio diventare pittore e dipingere il mare. Ma quale mare dipingo? In realtà io non posso dipingere il mare, perché il mare non sta mai fermo. Si muove continuamente, quindi quel ritratto che io farò del mare sarà un ritratto falso in realtà, o meglio, coglierà solo un singolo istante di quel mare. Ma l'istante dopo è un altro mare. Quindi se io dovessi dipingere il mare, lo dovrei dipingere istante per istante, infinite volte. Questo mi dava il senso dell'infinito. Se avessimo la possibilità di fermare il movimento, noi dipingeremmo il mare fermo, ma un istante dopo avremmo un altro mare. I due dipinti potrebbero sembrare uguali, in realtà sono completamente differenti. Le luci sono già cambiate nel giro di un istante. Quanto è un istante? Per avere queste idee, forse dobbiamo pensare a quanto viviamo. Noi viviamo 100 anni. Quindi il movimento del mare in 100 anni può essere un movimento con una certa velocità, perché noi viviamo 100 anni. Se vivessimo invece che 100 anni, 1000 anni, questo movimento sarebbe ancora più lento, perché lo scorrere del tempo dipende da quanto viviamo in realtà. Può sembrare un paradosso. O vivi un anno, o vivi 1000 anni, il movimento dovrebbe essere uguale, invece no. Al contrario, poniamo che invece di vivere 100 anni, un essere umano vive 100 giorni. Quindi un giorno equivarrebbe a un anno. In questo caso la percezione del tempo cambia. Tutto diventa più veloce. Gli insetti che vivono un mese, 30 giorni, hanno un battito del cuore acceleratissimo rispetto al nostro. Se noi vivessimo 100 giorni, i nostri battiti sarebbero molto più accelerati. Vivremmo un giorno con l'intensità di un anno. Quindi anche il movimento del mare cambierebbe. Lo vedremmo cioè più accelerato. Ma in realtà non è così. Perché i movimenti sarebbero in relazione al tempo. Nel senso che chi vive 100 giorni percepisce il tempo allo stesso modo di chi vive 100 anni, o di chi vive 1000 anni. Solo se prendiamo un essere umano che vive 100 anni e lo poniamo in una dimensione di 100 giorni, il tempo gli sembrerà così veloce. Oppure, se prendiamo un uomo che vive 100 anni in una dimensione in cui si vive 1000 anni, percepirebbe il tempo in modo molto più lento. La mia è una filosofia spicciola. In realtà c'è già chi ha pensato a tutte queste cose. Mi riferisco a Eraclito, alla sua filosofia del divenire, quindi stiamo parlando di un presocratico, 2500 anni fa, più o meno. E per me Eraclito aveva ragione. Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume, perché
perché il fiume cambia continuamente, ma anche noi cambiamo continuamente. Anche oggi, mentre parcheggiavo la macchina e c'era del vento che muoveva le foglie ingiallite, creando dei vortici, ecco, queste foglie sembravano impazzite nel loro movimento. E ho pensato al movimento di nuovo. E ancora una volta ho avuto la sensazione dell'infinito. Quante volte mutano queste foglie? Quante volte questo paesaggio si sta trasformando davanti ai miei occhi? E ho pensato, quindi anch'io cambio continuamente, perché in ogni paesaggio io ci sono. E mi piaceva pensare che la mia vita fosse infinita, il tempo frazionato in infiniti momenti. In sintesi, il paradosso di Zenone. Ha ragione Zenone, il più veloce Achille non raggiungerà mai la lenta tartaruga nella corsa, quando la tartaruga avrà un po' di vantaggio. Non la raggiungerà mai. In questo concetto di infinito ho pensato a Dio. Dio è quell'istante che viene diviso in altri istanti, che vengono divisi in altri istanti, ed è sempre presente. C'è sempre. Noi non lo possiamo in realtà concepire l'infinito. Ci sembra di capirlo, ma in realtà non lo possiamo capire. Sono rimasto molto impressionato da un paradosso. Un paradosso che ti dà l'idea di come gli infiniti a loro volta possono essere infiniti. Si possono sommare più infiniti. Ma come possiamo sommare più infiniti? L'infinito dovrebbe essere unico. Ma se noi concepiamo l'infinito come qualcosa di unico, un unico infinito, allora non è infinito. Ci devono essere infiniti infiniti. E qui la nostra mente si perde. Questo paradosso si chiama il paradosso del Grand Hotel di Hilbert. Ve lo sintetizzo. C'è un albergatore che ha infinite stanze. Queste infinite stanze sono tutte occupate, ma si presenta un nuovo cliente. Dove lo mette? Il direttore dell'albergo chiede al cliente della numero 1 di spostarsi nella stanza numero 2, a quello della numero 2 di spostarsi alla numero 3, a quello della numero 3 di spostarsi alla numero 4, e così all'infinito. Poi arriva un altro cliente e farà la stessa cosa. Quindi potrà ospitare infinite persone. Oppure arriva un numero infinito di clienti. Dove li mette? Sapendo che arriverà un altro numero infinito di clienti. Dove li mette due numeri infiniti di clienti? Nella mia Calabria, nella mia terra, c'erano il fratello di mia madre, zio Domenico, e la moglie, zia Elena. Loro vivono in Svizzera. Dopo cena, mio zio mi sorprese dicendomi una cosa che non mi sarei mai aspettato. Disse: avresti mai immaginato che io un giorno sarei diventato un uomo molto critico nei confronti della Chiesa? Sì, in effetti non l'avrei mai immaginato una cosa del genere, perché quando eravamo ragazzi, io, insieme allo zio Bruno, insieme a mio fratello Silvestro, insieme allo zio Vincenzo, militavamo nel Partito Comunista, quindi avevamo un'impostazione di sinistra. Zio Domenico e lo zio Franco,
l'altro fratello più grande, invece erano in comunione e liberazione. Ma soprattutto lo zio Domenico era un catorchio, come definiamo noi al mio paese quelli che vanno in chiesa. E sì, in effetti sono meravigliato che tu sia diventato così critico nei confronti della chiesa, quando ricordo benissimo che dicevi di credere nell'infallibilità del Papa. Infatti lo zio mi diceva: nelle cose teologiche i papi non hanno mai sbagliato. Non potevo replicare perché non era un argomento che io conoscevo. Poi aggiunse un'altra cosa, e questo sì che mi stupì tantissimo. Mi disse che era diventato ateo. Come? Lo zio Domenico ateo. E non solo, anche la zia Elena era diventata atea. Questo mi ha fatto riflettere. Strano che due persone che sono state sempre credenti diventano tutte e due atee. Ho pensato che lo zio Domenico avesse influenzato la zia Elena. E cosa ancora più strana è che io, da ragazzo, ero portato semmai verso l'ateismo, perché la cultura di sinistra era una cultura piuttosto anticlericale e quindi un po' indugiava verso l'ateismo. E invece col tempo, guarda un po', lui è diventato ateo e io sono diventato credente. Cercai di spiegare allo zio perché per me Dio esiste. Sembrava però piuttosto zia Elena essere curiosa di sapere perché io credevo. Ho letto in questo un desiderio di ritornare a credere anche lei. Non ho fatto nessuna discussione teologica, nessuna dimostrazione ontologica. Mi sono basato semplicemente sull'osservazione. Un'osservazione semplice e banale. Perché Dio, secondo me, lo percepisci per l'appunto nella semplicità, non nella complessità. Dicevo a zia Elena che per me Dio è qualcosa che non solo ha creato quello che ha creato, ma ci ha messo qualcosa in più di cui poteva benissimo fare a meno. E le ho fatto questo esempio. Prendiamo una ciliegia. È un frutto molto saporito. Non è solo saporito, ha un bel colore e ha una bella forma. Dio è un artista e ci ha regalato il concetto del bello. Per vivere abbiamo bisogno di alimentarci, di mangiare, ma avrebbe potuto costringerci a mangiare roba spiacevole, cose amare, cose sgradevoli. Ci ha dato il senso del gusto, del sapore, e anche il senso della vista, del colore e della forma, ma anche della consistenza, perché una ciliegia è anche bella da tenere in mano. Quindi non ci ha dato solo i bisogni, ma ci ha dato anche il piacere. Quando mangi una ciliegia, in realtà la gusti. Quindi parliamo di un Dio buono e generoso. Ma io capivo il motivo per cui si diventa atei. Perché si registrano le amarezze di tutti i giorni, le ingiustizie, il male, l'egoismo, la sopraffazione. Ma non bisogna vedere Dio in queste cose.
siccome esiste il male, non esiste Dio. Per me Dio non ha niente a che vedere con le azioni degli uomini, ha a che vedere con una ciliegia però, o con il mare. Forse ero ancora incantato dal mare del pomeriggio, da quel magnifico gioco di luci che mi offriva quell'antico mare, il mare Ionio, il mare dei Sibariti, per cui mi sentivo propenso ad abbracciare l'infinito, Dio e tutte le cose buone di questo mondo. Poi feci un altro esempio che a qualche moralista potrà sembrare poco opportuno fare. Un altro bisogno dell'uomo è la procreazione, ma questa procreazione, questo atto, poteva avvenire in una maniera dolorosa, ma necessaria. Invece Dio ci ha dato il piacere. Il piacere è qualcosa che è legato fondamentalmente all'uomo, non agli animali. È un regalo che ha fatto agli uomini. Perché se pensiamo al gusto, dovremmo pensare che le iene, che mangiano le carcasse degli animali, sono animali che sono stati puniti da Dio, costretti a mangiare carne putrefatta. In realtà per loro quella putrefazione è qualcosa di buono. Allora potremmo pensare che anche a noi ci sembra buono ciò che a qualche altro animale può apparire disgustoso. A noi piace la ciliegia, ma alla iena magari disgusta la ciliegia. Quindi Dio non c'entra nulla. Ma il piacere. Le iene mica sanno che cos'è. Noi invece lo sappiamo. E sul piacere abbiamo costruito la nostra civiltà. L'arte si basa sul piacere, sull'eros, perché l'arte è creazione, creatività. Il fine ultimo dell'eros è la creatività. Quindi Dio, per me, è un essere creativo ed erotico. In questo potrò sembrare blasfemo, ma non è così, perché l'eros è vita. La rappresentazione che si ha di Dio, spiegavo a mia zia Elena, nel mio modo di vedere le cose divine, dicevo, la rappresentazione che si dà di Dio è completamente sbagliata, ovvero un uomo dai capelli bianchi, dalla barba bianca e dall'aspetto invecchiato. No, Dio non è così. Dio è giovane. Dio è un giovanotto, perché Dio non può invecchiare. Se Dio invecchia, vuol dire che prima o poi morirà anche lui. Invece non è così. Lì addirittura potrebbe essere un bambino. Ma se proprio io dovessi, come pittore, rappresentare Dio, lo rappresenterei come un bel giovanotto che non invecchia mai. Certo, la rappresentazione di un Dio di una certa età, di un Dio anziano, è legato al fatto che Dio è saggio, ma rappresentare Dio con i capelli bianchi, la barba bianca, già la barba, qualcosa che cresce sul viso di Dio. E quanto cresce questa barba? Allora Dio si fa la barba. Invece no, Dio è un giovanotto fatto di luce. Un giovanotto intendo un essere che non invecchia mai. Se esiste un al di là, e io non so se esiste un al di là, e già sento qualcuno che si meraviglia,
E dice, ma come? Dici che Dio esiste e poi non esiste l'aldilà? Sì, dico proprio questo. Forse esiste Dio, ma non esiste un aldilà. L'aldilà è qua, è quello che abbiamo intorno. Non esiste pianeta più bello del nostro. Abbiamo il mare, il cielo, il verde. Non può esistere qualcosa più bello di questo. Però se proprio esiste un aldilà, nell'aldilà siamo tutti giovani. Qual è il massimo della gioventù? 25 anni? Poi dai 25 anni in poi si comincia a invecchiare? O sono i 35 anni? Il massimo, l'acme della gioventù, raggiunge i 40 anni? Bene, nell'aldilà siamo tutti dei felici quarantenni. Ma perché non esiste un aldilà? Beh, forse esiste un aldilà. Ma non è detto che esista una vita eterna nell'aldilà. Esiste un aldilà, ma quando moriamo abbiamo questa percezione dell'aldilà. Vedremo, cioè, i nostri fratelli, i nostri genitori, le persone che abbiamo amato, e vediamo che stanno bene. Abbiamo questa percezione e poi magari c'è la morte. Ma moriremo con un pensiero felice. Oppure, ancora una volta, ritornando all'infinito, la vita eterna è un istante, è solo un istante, quello che viviamo ora e forse quello che vivremo dopo morti, è solo un istante, ma è un istante che si ripete infinite volte. Secondo me, questo è il paradiso, dove viviamo noi oggi, la nostra terra, quello è il paradiso. Non c'è un altro paradiso, è questo il paradiso. Ecco perché dico che forse non esiste un aldilà. Abbiamo già avuto il nostro aldilà, che è questo. Se siamo qui tutti quanti noi, è perché ci siamo meritato questo aldilà in un'altra vita. Ma allora gli assassini, i malvagi, anche loro, probabilmente anche loro in un'altra vita sono state delle brave e buone persone, ma in questa vita no. E la punizione non sarà un dolore eterno, una sofferenza senza fine come la immaginava Dante Alighieri. La punizione sarà che non ritorneranno più su questa terra. Magari le persone che non hanno fatto del male, in un modo o nell'altro, ritornano sulla nostra amata terra. Ma questa non è la reincarnazione. Quando dico questa terra, non intendo proprio la nostra terra. Può darsi che ci siano infinite terre, in infiniti universi. E quindi la nostra esistenza è sparsa in infiniti universi. Io mi scuso per aver filosofeggiato non avendo le competenze per fare discorsi del genere. Considerate questa pergamena come un vaneggiare, un mio vaneggiare, così, un vaneggiare sulle rive del mare, di un mare particolare però, cioè del mare dei sibariti. Dediti al piacere e non ai pensieri profondi. Grazie del gentile ascolto e vi auguro una buona serata.